date oggi la possibilità di spiegare un qualcosa che è accaduto, un fatto. Ci siamo allenati con Enrico De Cristofaro dal primo momento, senza se e senza ma, calando il sipario su vecchie ruggini del passato. Abbiamo azzerato tutto. Poi ci sono i fatti della giunta che bene hanno rappresentato gli amici. Abbiamo fatto un sacrificio pur di far avviare questa amministrazione, i cui problemi già si vedevano all'indomani del 19 giugno. Le questioni più importanti della città erano messe in secondo piano. In primo piano c'erano le spartizioni per le deleghe. Noi Aversani, la seconda forza, 3.000 voti portati a questo progetto, è stato messo nell'angolo, è stato messo in silenzio. Abbiamo accettato, volevamo altre deleghe, ci hanno dato la pubblica istruzione con i problemi che c'erano, ci hanno dato gli affari generali con i problemi che c'erano, e ringrazio l'assessore Giampaolo Disciotta che quotidianamente ha lavorato al SUAP per cercare di risolvere i problemi dei cittadini, cercando di potenziare quegli uffici senza risorse, senza personale, e quotidianamente era al servizio dei cittadini. E allora abbiamo accettato le deleghe, abbiamo fatto partire questa amministrazione giusto un anno fa, il 25 luglio. Tante le questioni della città non risolte, si pensava a tagliare l'albero, il ramo dell'albero, si pensava ad aggiustare la perdita idrica, ma sulle grandi questioni il primo cittadino e l'amministrazione comunale era totalmente assente. E parlo da numero due di questa amministrazione. Le questioni più importanti della città, gli incarichi più importanti della città sono tutti andati in proroga.